Sono 2 milioni gli scatti che il fotografo di fama internazionale Gianni Berengo Gardin, 94 anni fra un paio di mesi, ha nel suo archivio. Lui, nato a Santa Margherita Ligure, ma originario di Venezia, che ha dedicato la sua vita a fissare con le sue istantanee momenti di vita quotidiana in giro per l'Italia e il mondo, è oggi ad Alessandria in occasione dell'inaugurazione della mostra intitolata Gianni Berengo Gardin, cose mai viste. Realizzata da Costruire Insieme dal Comune in collaborazione con Alexala e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L'appuntamento è alle 17:30 nelle sale d'arte di Via Machiavelli. Una mostra per l'intera popolazione globale dove lei è testimone attraverso questi scatti inediti di tante storie, di umana quotidianità. Sì, perché sono foto inedite perché io avevo appena fatto una mostra a Roma al Maxi sull'Italia. Allora questa volta ho voluto un po' cambiare, ho cercato in archivio tutte una serie di foto che non avevo mai utilizzato né per mostre né per libri. E allora abbiamo scelto questa, siamo partiti con mia figlia Susanna che cura il mio archivio, siamo partiti da 600 foto e le abbiamo ridotte a 60 circa. In mezzo a tanti scatti fotografici c'è anche un pezzetto di Alessandria e lei è stato in città, al di là della battaglia di Marengo per la rievocazione, anche per la Polizia di Stato. Allora sono venuto per la polizia, per la scuola della Polizia di Stato per fare il calendario della polizia un paio d'anni fa. Poi molti anni fa ero stato a fare la città per il Touring Club italiano che aveva fatto un libro su tutto il Piemonte. L'esperta di fotografia Giovanna Calvenzi ha curato con Susanna Berengo Gardin la selezione fotografica, mentre Giorgio Annone si è occupato del percorso grafico e del catalogo. Alle nostre spalle una selezione di scatti in bianco e nero inediti della battaglia di Marengo, un unicum per il nostro territorio. Sì, abbiamo domandato a Berengo se aveva mai lavorato ad Alessandria e lui si è ricordato che nel 94 aveva fatto un servizio fotografico a colori per la rivista Alisei del Touring Club. Il bianco e nero non l'aveva mai stampato, quindi noi ci siamo fatti prestare tutti i suoi provini a contatto e i negativi, abbiamo scelto e selezionato le foto e devo dire che è un lavoro bellissimo. Questo evento costruisce veramente, cioè fa da secondo mattoncino di quella linea sui maestri della fotografia che abbiamo deciso di abbracciare e di farlo diventare un po' il segno di queste sale d'arte sotto il segno della direzione artistica di Giovanna Calvenzi.